Woke up this morning with the echo of your dreamy words in my ears. You are talking about a past that used to be also mine, and now it's over. Yeah. Music as if it was your job, and some working experience along the road. Come diresti tu una roba seria? Now it all seems crazy and light. It's vanishing, it's over just like a dream. È Greta? I'm trying to escape from the things. Questa era una piccola anticipazione di quello che vedremo stasera nella seconda puntata dell'Alligatore, una serie televisiva crime tratta dai romanzi bestseller di Massimo Carlotto. Allora saluto in collegamento web Matteo Martari e Valeria Solarino. Benvenuti, benvenuti a Uno Mattina. Buongiorno. Buongiorno. E allora buongiorno. Comincerei proprio buongiorno. Con Matteo Martari. Lei interpreta Marco Buratti, detto l'alligatore, appunto. Ci racconti il suo personaggio. Allora, il mio personaggio, come giustamente ha detto lei, è tratto dai romanzi di Massimo Carlotto, e parla di questo ex musicista blues condannato ingiustamente a 7 anni di detenzione. E una volta uscito dalle carceri, cerca sostanzialmente di riprendersi in mano la sua vita, partendo dal tentativo di recuperare il suo grande amore, che insomma è qui con noi, Valeria. Cerca di recuperare il suo grande amore e cerca anche di mettere giustizia dove per lui giustizia insomma sostanzialmente non c'è stata. Valeria Solarino, Greta, il grande amore, sì, del personaggio. Anche lei cerca di recuperare la sua vita, cerca di recuperare il suo grande amore, perché insomma il legame con Alligatore è un legame molto grande, perché va al di là della storia d'amore, è proprio un progetto di vita che loro avevano insieme, fatto anche di musica, quindi queste vite che si sono allontanate cercheranno continuamente di avvicinarsi. Ma è un amore possibile o impossibile? Ma io penso che l'amore, quando è amore, è possibile sempre, bisogna lottare semplicemente. Marco! Vogliamo vedere allora un'altra breve anticipazione di quello che succederà nelle prossime puntate? Vediamo. Senti, io devo vederlo. Devo vederlo perché è in pericolo, sono preoccupata per lui. Dall'aspetto che hai, sembri te essere in pericolo. Che aspetto avrei? L'aspetto di una che sta male e non ha capito bene perché. L'aspetto di una persona confusa. Ho indovinato? Non lo so se hai indovinato. Diciamo che non ho risposte precise, se non alla domanda di sciocco in ghiaccio. Monica. Sari, avete girato... Bellissima, bellissima questa battuta di Solarino. Basta, sì. Avete girato intorno nella Laguna Veneta, sostanzialmente, sono luoghi... Sì. A te familiari, quindi non sarà stato difficile rispolverare un po' l'accento veneto? No, è stato un orgoglio, è stato un piacere rispolverarlo. Avendolo accantonato per qualche anno, mi diverto a dire per esigenze di mercato, in realtà è una battuta, chiaramente. Però avendolo accantonato per un po' è stata una riscoperta. C'è stato anche un piccolo gradino all'inizio da superare, perché mi sono ritrovato a fare la macchietta del Veneto. Io sono veneto, sono di Verona, quindi insomma sono le mie origini, sono le mie radici. E all'inizio è stato un po' complicato. Mi sentivo di fare appunto la macchietta, facevo quello che prova a fare il Veneto. Ed è stato molto divertente. Sono dovuto tornare a Verona per capire che cosa stesse realmente succedendo. Valeria Solarino, avete girato poco prima del lockdown del marzo scorso, insomma, voglio dire, cosa pensa della situazione del cinema e del teatro in questo momento di
forti Beh, restrizioni. È una situazione drammatica per tutti, non soltanto per, insomma, per noi dello spettacolo, sicuramente è uno dei settori più colpiti. Diciamo che in questo momento dobbiamo cercare di venirne fuori in un modo responsabile, senza badare troppo al nostro, ognuno individualmente al nostro, ma dobbiamo avere una visione più ampia, quindi non pensare a dove faremo le nostre vacanze, ma pensare a stare bene e risolvere questa tragedia al più presto. Ecco. Lei, Matteo, si trova a Torino, vero? Sta lavorando ad un nuovo progetto. Che atmosfera c'è sul set? Diciamo buona, nel senso che noi c'è uno spirito collaborativo da parte di tutti, una grande attenzione generale nel cercare di mandare avanti questo progetto. Veniamo settimanalmente controllati, insomma rispettiamo tutte le procedure previste dal protocollo, perché esiste un protocollo al quale noi ci affidiamo. E quindi diciamo che siamo anche molto fortunati. Siamo molto fortunati, ma c'è molta collaborazione e molta attenzione da parte di tutti i reparti per poter appunto portare avanti il progetto. Bene. Valeria Solarino, forse siamo in chiusura, liscio con ghiaccio, no? Scritto. Beh, una battuta bellissima, io vorrei essere proprio così nella vita. Volevo ricordare a proposito di questa scena che l'altro personaggio è Virne ed è Eleonora Giovanardi, che è un'attrice bravissima e con la quale appunto ho condiviso questa scena e altri momenti dell'alligatore. Bene, Marco, allora, ricordiamo l'appuntamento dunque. Sì, ringraziamo questi bravi attori per essere stati con noi, ricordiamo l'appuntamento di stasera alle 21.20 su Rai 2, appunto con la seconda puntata dell'Alligatore, la serie TV Crime tratta dai romanzi.